del punteggio, come si spiega la prestazione e il risultato di oggi? La prestazione fonda su quello che ho detto giovedì in conferenza stampa, nel senso che avremmo dovuto reggere con la linea difensiva un reparto forte come quello loro, invece oggi soprattutto nella parte centrale della linea difensiva abbiamo accusato qualche battuta d'arresto che solitamente non abbiamo, perché fino a ieri eravamo a seconda difesa del campionato. Siamo incappati in una giornata storta dove abbiamo preso dei gol che di solito non concediamo, su delle cose che di solito non concediamo. Per il resto, sto qua a commentare un 3-0 che secondo me è troppo largo nel risultato per la partita che si è vista, perché alla fine la squadra ha avuto per più tempo il pallino del gioco, ha tirato il doppio di quello che ha fatto la Carrarese, però il calcio va per chi fa gol e per chi non lo prende. Detto questo, è pur vero che il primo tempo potevamo andare sotto con un risultato maggiore di 1-0, perché occasioni. Il primo tempo ne abbiamo avute, anche se non clamorose, quelle loro invece sono state grosse, quindi poteva anche finire, non dico 3-0, ma 2-0 il primo tempo sì, ora poi la partita si mette su dei binari difficili per noi, abbiamo preso il secondo appena rientrato in campo nel secondo tempo, quindi rischiava di tagliarci le gambe, siamo stati bravi secondo me a rimanere in partita e tentare di comunque fare quello che sappiamo fare, la squadra ha trovato un'infinità di trame di gioco nella fase offensiva, se no non avremmo tirato tanto così. È chiaro che la differenza la fa attenzione e cattiveria in una fase, attenzione e cattiveria in un'altra. Se loro ne hanno fatti tre e non li hanno presi, noi invece abbiamo presi con estrema facilità troppa e di contro invece abbiamo sulle tante occasioni che abbiamo fatto non siamo stati in grado di fare nemmeno un gol, vuol dire che abbiamo delle lacune che dobbiamo tentare di migliorare. La qualità della Carrarese ha sicuramente influito su questa partita, su questo scontro diretto. Le chiedo se rispetto all'andata Baldini forse aveva imparato la lezione e l'ha letta meglio anche tatticamente la partita oppure no, e se ha pensato di cambiare qualcosa poi a partita in corso. No, letta meglio non credo, nel senso che alla fine abbiamo preso il primo gol su una respinta in mezzo al campo dove i centrali sono larghi, il secondo è un taglio elementare, abbiamo preso su un taglio elementare, il terzo è una carambola su una partita dove avremmo potuto farne 7-8 prima di subire il terzo, quindi non... le partite vanno per gli episodi, quando succedono, che succede nell'episodio... La squadra cui capita, oggi noi non siamo stati bravi, perché a dire fortunati secondo me non è corretto, non siamo stati bravi a far sì che l'episodio in fase difensiva fosse a favore nostro e nemmeno a far sì che quello in fase offensiva fosse nostro, quindi ci incartiamo il 3-0, è un risultato pesante da digerire, ma non è la morte di nessuno, ora non stiamo là a rimanere al torrone tutta la settimana a piangerci addosso, tiriamo sulle maniche e tentiamo di fare meglio la prossima gara. Per quello che riguarda assetto, quello che va dicendo, se la squadra produce tanto così, problemi non ne vedo. Alla fine, all'andata, che ne so, Valente e Ottavano hanno avuto due palle sullo 0-0. Se per caso ci fanno gol, magari perdiamo pure l'andata. Quindi va perché succede. Se una squadra proprio ci deve far gol, sarebbe opportuno che se lo sudasse. Invece, oggi non abbiamo avuto una buona giornata, ma su dei ragazzi che hanno tenuto uno standard alto per tutto l'arco della stagione, ci sta che possano incappare in una giornata storta. Oggi non abbiamo fatto niente, nel senso che a ogni palla abbiamo concesso una palla gol, ne abbiamo avute 20 e non siamo riusciti a farne manco una, vuol dire che dobbiamo fare meglio. Le chiedo quanto rammarico ha per quel rigore che Brunari non è riuscito a trasformare e se c'è una gerarchia, visto che Cutolo era uscito e ne aveva fatti 3 su 3 lui. No, rammarico può essere che se fare il 2-1 a 25 minuti dalla fine la partita possa completamente cambiare, però Non questo anche l'espulsione. sì, questo non lo posso dire adesso perché gol non abbiamo fatto su rigore. Gerarchie no, nel senso che quando Cianello si prende la palla in mano e lo tira, quando non Cianello a prendere la palla in mano ci è andato Brunori, quindi vuol dire che se la sentiva di tirarlo Brunori, nel calcio ci sta, non vedo che sia quello il problema, se no riduciamo la vittoria o la sconfitta all'episodio che capita, invece. Credo che vada valutata la prestazione, che non voglio dire con questo che siamo stati belli e bravi, però la squadra ha fatto una buona partita dal punto di vista offensivo, ne ha fatta molto meno buona dal punto di vista difensivo. Resto dell'idea che il risultato di 3-0 è troppo largo per i valori che sono visti in campo, però va per chi lo fa e per chi non lo prende. Oggi noi abbiamo avuto una brutta giornata, ci rialziamo.